Ciao Marcello, oggi sono a Napoli e più precisamente nella chiesa di Santa Spreno ai Crociferi nel Rione Sanità. Che bello, è una meraviglia, sei... Oggi siamo qui per farvi scoprire questa straordinaria nuova realtà. Una realtà che si va a innestare in questa chiesa di Santa Spreno, costruita nel 1760, che è stata chiusa per quasi 40 anni e ha riaperto a maggio del 2023 come Iago Museum, come Museo di Iago. Questo è stato possibile grazie all'incontro di due realtà straordinarie: lo scultore Iago, originario di Anagni, che ha fatto di Napoli, più precisamente del Rione Sanità, la sua patria di elezione e ha stabilito qui il suo studio per 2 anni, con l'incontro della cooperativa La Paranza, una cooperativa che si occupa della riscoperta delle grandissime bellezze di questo rione, di questa città. Oggi abbiamo con noi Laura che ci dice qualche parola in più rispetto al progetto e alla creazione di tutto questo. Allora, il rapporto con Iago è cominciato nel 2019 con l'arrivo del figlio velato nella Basilica di San Severo fuori le mura. Diciamo che Iago ha deciso di sposare questo progetto di riqualifica, ma soprattutto il rapporto che si è creato tra Iago, la cooperativa La Paranza e il progetto Luce ha consentito la riapertura di questo sito. Maria. E ancora di più ci darà la possibilità di creare una nuova cooperativa dedicata proprio a questo, alla riqualifica del quartiere. Maria. Grazie mille Laura. Marcello, dimmi, ma sono qui. Che quando dimmi. È stato inaugurato il museo c'erano 5.000 persone in fila? È tutto vero, è proprio così e oggi vi portiamo alla scoperta di due delle opere che sono qua conservate e sono soprattutto connesse con la chiesa di Santa Spreno. La prima è qui davanti a me e si tratta della Pietà. Il nome Pietà ci fa ovviamente far venire subito alla memoria la Pietà di Michelangelo, ma qua non sono rappresentati la Vergine e Cristo, sono rappresentati invece due esseri umani, due persone, un padre che piange la morte di un figlio oppure un amico che piange la morte di un altro amico, ma la straordinaria realizzazione del volto e del dolore che si vede impresso nelle rughe e nel volto che si contrae e si contorce è quella assolutamente che si può vedere solo davanti alla morte. Molto bello, Maria. Assolutamente. Senti, vi facciamo vedere. Dio, no, volevo dirti una cosa. Iago è uno scultore contemporaneo, ma possiamo dire che quest'uomo, perché credo sì, che non abbia neanche 50 anni, ha riportato la scultura protagonista assoluta dell'arte? Assolutamente sì, e ce lo fa vedere con l'ultima opera che è stata realizzata e scoperta proprio all'inaugurazione nel 2023, nel maggio 2023, con la Iace e Cassandra, di tema mitologico, che riprende delle storie della guerra di Troia, dove ci rappresenta il momento di lotta tra Iace, guerriero valoroso, e Cassandra, sacerdotessa di Apollo e profetessa. La storia ci racconta che purtroppo Cassandra poi verrà abusata da Iace, ma noi in questo momento vediamo la lotta tra i due. Se non conoscessimo la storia, potrebbe finire in un'altra maniera. L'urlo silenzioso di Cassandra invece è fortissimo se vediamo l'opera. Bella, bella, bellissima. Vi salutiamo. Grazie. Adesso. Grazie Maria, noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la grande arte. Brava.